Lo scopo di questa visita era far conoscere delle bellezze che noi di solito passano sotto agli occhi e noi neanche ce ne accorgiamo. Secondo voi l'ha raggiunto questo obiettivo? Sì, secondo me l'ha raggiunto a pieni voti, perché comunque, tralasciando la parte geologica, che non ne sapevo nulla e ho preso molte informazioni, anche il fatto di come, diciamo, vivono in armonia gli insetti tra di loro è stato affascinante. C'è qualcosa che ti è piaciuto in particolare di questa gita? Sì, la parte iniziale della gita, dove abbiamo iniziato il percorso e ogni tanto ci fermavamo a sentire ciò che ci circondava in silenzio di tomba, e sentivamo ogni tanto gli uccellini cinguettare, e ciò mi ha rilassato particolarmente. Invece per te sempre la stessa cosa, cioè qualcosa che ti è piaciuto particolarmente? Sì, a me mi hanno particolarmente interessato le nozioni di geologia e, diciamo, di naturalistica, come per esempio le infarinature durante la camminata, di storia naturale oppure di, diciamo, biologia per gli insetti, e le lezioni di geologia del territorio, in quanto siamo in un territorio vulcanico e quindi ci sono vari aspetti geologici e morfologici che si possono apprendere. La complessità della natura che ci circondava, molto intrigante, interessante, specialmente le parti dedicate agli animali. Allora, diciamo che all'inizio avevamo poche aspettative, anche perché era l'inizio dell'anno, quindi non ci aspettavamo proprio di fare un'uscita del genere, e noi tre ragazze non ci siamo mai state qui, giusto? Non siamo Virginia una volta, però io e Sofia non siamo mai state qui, e quindi ci è piaciuto comunque visitare il posto e conoscere i luoghi che abbiamo intorno. E diciamo che è stata una bella esperienza, sia perché siamo entrati a stretto contatto con la natura, secondo me, e cosa che ormai non facciamo più tanto spesso, e inoltre ha permesso alla classe di unirsi in qualche modo, creando un rapporto di fiducia attraverso le attività con alcuni compagni. Questo è quello che penso io. Poi se avete qualcosa da aggiungere, ok, quello che è il pensiero. Abbiamo fatto diversi giochi anche per la fiducia, per riuscire a rapportarsi, comunque a comunicare non tramite le parole ma anche tramite i gesti. E peccato un po' per il clima, vabbè, comunque è l'esperienza. Esatto, così abbiamo sperimentato anche un po' tutti i climi del lago. Oltretutto le spiegazioni fatte sono state molto interessanti e ci hanno permesso di apprendere cose nuove. E niente, noi vi salutiamo. Ciao! Sono una fotografa legata più al territorio urbano e al ritratto, e con anche una metodologia di fotografia più lenta ormai negli anni. E invece questi tre giorni intensivi mi hanno veramente confrontata con una rapidità di azione, un paesaggio meraviglioso e poi le presenze umane che dovevo documentare anche nel mentre si compivano delle azioni interessanti di informazione con i ragazzi, con gli studenti delle scuole, e quindi è stato veramente un coinvolgimento a 360 gradi. Quindi in un certo senso mi sono sentita quasi di tornare indietro rispetto alla mia professione, perché questa modalità di azione rapida, e adesso che sono a due terzi del percorso ho più presente le cose che avrei voluto fare rispetto a quelle che ho fatto, perché poi quando uno parte per un'avventura del genere così totalizzante si fa sempre delle immagini mentali, e quindi per esempio avrei voluto ritrarre tutti i ragazzi, tutti i liceali, perché sono veramente straordinari e se ne parla sempre troppo male di questi giovani, invece ci sono veramente dei ragazzi in gamba nei licei. E quindi ecco, mi manca forse una parte più di ritrattistica. È chiaro che qui il paesaggio è meraviglioso, quindi questa immersione totale spero che venga restituita dalle mie fotografie, e il tempo è stato un po'
nordico, diciamo, però molto interessante la luce.